Questo ovviamente l'ho scritto, l'ho descritto in questi tre brani che ho regalato felicemente in questo festival, ma oggi, venendo qui, in effetti, le mie suggestioni sono fortissime e hanno a che fare forse con qualcosa di molto più connotato a livello storico. Perciò istintivamente mi verrebbe da fare un'improvvisazione così ditirambica, dionisiaca, dove in qualche modo la cultura precristiana in un certo senso rappresenta, secondo me, la vera essenza di Roma, prima ancora dell'invenzione della religione. Bene. Beh, in effetti questo luogo ha una sua magia, per cui tutto quello che mi ero preparato immaginando una situazione più normale cade, no? Cade. Splendici suoni escono dal giocattolo di Nicola Lesini. Maestro, prego. Che stanno facendo? Mescolando i linguaggi, come da sempre l'arte dovrebbe essere, no? non avere confini, essere sempre contaminata e in qualche modo contaminante. Abbiamo ascoltato due momenti così dionisiaci, no? come ha detto la mia amica R. Due momenti dionisiaci, due momenti completamente improvvisati. Però raramente mi è capitato di incontrare un artista come Lalla Bertolini. Con Lalla possiede una, come dire, una forza proprio nel verso, una forza nella. C'è anche lei. E le sue canzoni mi fanno pensare a certi fumetti di Matticchio, un grande autore del fumetto, dell'illustrazione. Non so perché, non voglio spiegarvi, voglio lasciare questa suggestione dall'ascoltarci Lalla Bertolini. La periferia è abbastanza. Questa poi in particolare, insomma, estremamente ariosa e libera. Quindi, pensando a questa canzone in relazione che si chiama Il Palombaro, però in realtà parla di quattro personaggi, in qualche maniera, che sono tutti a loro modo periferici, quindi direi che siamo in tema, insomma, sì. Comunque, sentito Il Palombaro perché comincia. Beh, Lalla Bertolini, grazie. Allora, prego. Il Palombaro ha per compagno un polipo, ha mille braccia e sa radico che dorme su una gamba, ancora lo stanno a cercare dentro gli abissi del mare. Ma lui cammina dove vuole. Grazie. In questo contributo, in queste 16 narrazioni che ho portato per il Festival di Periferia, ci sono tanti artisti. Ognuno, devo dire, ha regalato un contributo completamente inedito. Il social, cioè i meccanismi che oggi la tecnologia ci offre, potenzia la nostra creatività, almeno a me è successo questo, e questo mi ha portato a reinventare in qualche modo una narrazione che ho appunto deciso di regalare a questo festival. Devo dire con grande gioia, con grande piacere. L'ultimo ospite di oggi che vi voglio presentare, ovviamente ne dimentico altri perché altri sarebbero dovuti essere qui, ma va bene così, comunque abbiamo quattro grandi artisti. E nel racconto di Piero Brega entra profondamente la periferia centrale, Roma. Quindi è qui, insomma, in una veste doppia, una veste di poeta, una veste di architetto. Io una cosa, caro Piero, come architetto te la chiedo, no? Perché questo è un luogo particolare. Che cosa ti suscita? Ma allora questo enorme spazio verde che ci dà quest'aria di apertura e anche di storia, no? Perché entrando
dentro l'area archeologica la prima cosa che ti colpisce sono questi muri. Io volevo parlare di Michele Testa, un ferroviere socialista che fonda la borgata di Tor Sapienza, la prima borgata di Roma. La ballata di Michele Testa con Oretta Orengo che gli regge i fogli. Oretta Orengo è una delle più importanti oboiste che ci sono in Italia, insegnante alla storica scuola popolare di musica di Testaccio. Scusate se è poco, prego. Caro Nicola, che mi inciti che io scriva con lo stesso cuore di una volta, ed una volta tanto mette in rima qualcosa che mi spinge alla rivolta. E la borgata detta Tor Sapienza, e fare per un giorno grande festa e generarne una ricorrenza. Patria, Michele Testa, padre della patria! Straordinario jazzista, uno dei trombi importanti che abbiamo in Italia. Non mi voglio dimenticare il contributo di Peppe Voltarelli con le sue storie planetarie, in periferia ma anche planetarie. La canzone si chiama La Palude. La Palude. A regalar sorrisi erano bravissimi. È partito? Vai. E che vado io così? Parto? Vai. Va bene, improvviso. La Giorgio De Finis, qua proprio tutto, tutta la scampagnata questa. Va bene, facciamola come una scampagnata. Ho qui l'onore di presentare il professor Giorgio, sì, Domenico De Masi, Giorgio De Finis, Domenico De Masi, che è stato il mio professore all'università quando avevo 20 anni, 21 con anni. Risultati. No, allora praticamente lui è sempre amante dell'arte, poi in generale, per me è quasi più un uomo di cultura, scusate. E lui faceva delle lezioni bellissime invitando Manfredi, invitando anche Fellini, altri artisti, insomma, di parte del mondo dello spettacolo. E niente, lei si chiama Giulia Urso, che è la protagonista di questo cortometraggio mio che è Ai confini della città, che ho fatto una versione, è nato prima come un mediometraggio di una trentina di minuti, in 35 mm è stato girato, e poi ne ho fatto, ha preso dei premi importanti, tra cui il Globo d'Oro, e poi ne ho fatto, visto che mi sembrava ancora valido, una web serie, cioè l'ho spezzettato anche rimontandolo, e ne ho ricavato una web serie di 9 episodi di 5 minuti, ed è la prima volta che viene, che è stato trasmesso in... la prima volta che è stato trasmesso tutto insieme è stato nel sito dei Hyper Festival, in questo sito. Ma comunque mi ha fatto piacere che sono venuti, ma io non vorrei fare troppo l'egocentrico e parlare del corto mio, solo del corto mio, tanto più che non so quanti spettatori online ci saranno in questo momento, visto che c'è una marea di eventi concentrata in questi 3 giorni. Una, come dice De Finis, una bulimia di dirette streaming anche da Tor Bella Monaca. Io avrei preferito Tor Bella Monaca, lo dico subito, gli ho fatto un sacco di chilometri, lui è stato pazientissimo con la moglie che sono venuti. Allora, però, intanto diciamo, ma che differenza c'è, per esempio, come ha detto, tra la periferia di Roma e quella di Napoli, per esempio? Ti dicevo prima che le periferie non si distinguono molto, mentre i centri si distinguono molto. Perché nei centri abitano i ricchi, i quali vogliono la distinzione, e la distinzione costa. Un po' invece ognuna ha una propria energia, un modo di essere che è fatto dalle persone che abitano quella periferia, quella zona, che non necessariamente sono tutte desolate, tutte povere, tutte persone che non hanno un modo di espressione urbana, per cui è un argomento che mi sta molto a cuore. Girando le tante periferie di Roma, io vedo che in ognuna c'è comunque una propria espressione fatta dagli abitanti che la abitano, nel senso che io, per esempio, avevo aperto una radio sulla Prenestina
e la vivacità della Prenestina non è la stessa cosa. Qua vicino? Sì, qua vicino, non proprio vicino. La Prenestina, cioè, più vicina. Da Roma, a Roma. Verso il lago Bullicante, verso lì. Non è la stessa cosa che venendo su questa già stessa Prenestina o sulla Casilina, che è ancora un'altra. E poi è una forma... lo sapete, apprezzando questo festival di De Finis, di là che mi ha mandato, che ci ha mandato per chiù. quindi questo fare un festival sulle periferie lo trova una cosa intelligente, originalissima. Ci sono i festival monografici, insomma, come quello dell'economia di Trento, quello della letteratura di Mantova, e festival invece interdisciplinari come quello di Lavello, come quello di Spoleto, come quello di Ravenna. Ma l'idea di dare voce alle periferie senza sono d'accordo con il professore nella seconda, nel senso che è un focus in questo momento ineludibile, il focus sulle periferie. Posso dire, non è stata, come dire, l'organizzatrice della sezione del PC, che è famosa via dei Giubbonari, dice che il voto a sinistra si è spostato più del centro e il voto di destra nella fine delle periferie. Ribaltato, vabbè, questo è un altro discorso, lasciamo stare. Perché il distacco della sinistra dal marxismo ha portato a dimenticarsi delle classi sociali, mai uno di sinistra oggi parlerebbe di classi sociali. Il discorso che ha fatto Letta. Su questo quindi, io non sono più nel PD, ma questa. Vuol dire che c'è un distacco, ma questo lo dice lui nello suo stesso discorso. C'è un distacco dal popolo di riferimento, dal segmento sociale di riferimento. Io la leggo in un'altra maniera, però. I voti dicono: non siete votati in periferia, siete votati allora, ai parioli. Sono PD, quindi... sono articolo 1 che è il movimento di speranza. È quello che voto io, quindi siamo perfettamente. Però si vede che voglio lo spot di questa. Pensavo che votava 5 Stelle, vedi? Neanche mai votato. Sapete, ma... io mi sono studiato le 5 Stelle. Quello che io dico, anche, però, è molto difficile in questo momento avere un ceto sociale di riferimento. Quanto la società, che lo sa meglio di me, non dire che lo dico, ma lo dico proprio per esprimere me stessa, che sono meno nota e famosa, è in una fase tale di disgregazione, di polverizzazione e di ricostruzione. Ecco, secondo me i partiti dovrebbero avere più questa capacità di guardare a che ceto sociale si deve ricomporre in un momento in cui c'è questo. Volevo dire esattamente, per cui il fatto che Letta, non volevo difenderlo, non abbia parlato di ceti sociali cliché, di quelli che conosciamo, forse anche una forma di onestà intellettuale. Se voi dell'articolo 1 siete usciti dal PD, è perché c'era una differenza, e la differenza sta proprio in questo, che il PD ha guardato molto più ai ceti medi, dimenticandosi la parte popolare, che è stata poi invece curata molto più dalla destra. Lasciate le parti. Va bene, la destra sociale in Italia ha sempre avuto un effetto. Adesso il problema è che la parte pedagogica dei partiti, perché è chiaro, per esempio, tra qualche mese ci saranno in Italia non meno di 10 milioni di poveri, tra i poveri assoluti, i poveri relativi, precari, eccetera. Dopo il Covid ci saranno le aziende fallite, la fine del blocco del licenziamento. L'insieme di tutto questo comporta che ci stanno 10 milioni di persone che non hanno in Italia una voce di riferimento. Tu dicevi prima i 5 Stelle sono stati gli unici che con due cose, con il reddito di cittadinanza avversato dal PD e con il decreto dignità, si è ricordato che esistono pure questi 10 milioni. Infatti con il reddito di cittadinanza i 5 milioni di poveri che c'erano il 1 gennaio 2019 sono diventati 3 milioni, la pandemia li ha ricreati e quindi siamo a posto. Ecco, da questa macelleria sociale che lei giustamente ha sottolineato e si farebbe bene a dirlo in ogni occasione, si può partire per ricominciare a ripensare qual è il ceto sociale di riferimento di una sinistra che deve farsi carico assolutamente di questa situazione. L'ha detto Marx, no, lo dico pure io oltre che Marx, i proletari sotto proletari, tutto è stato detto, però in questo momento è una macelleria sociale del 2021. Lei le piace la parola macelleria sociale? Sì, mi piace, deve approfondire che è la macelleria sociale.
Vede, su un termine tipo macelleria sociale.